Abruzzo del pallone, buona domenica, ben ritrovati con la domenica sportiva di TV6. Vi mostreremo nella prossima ora e 30 minuti, come di consueto, le immagini, le emozioni, le interviste di questa giornata di campionato che non prevedeva la Serie A ferma per gli impegni della nazionale maggiore vittoriosa a Palermo non più tardi di venerdì sera contro l'Albania, ma dalla Serie B in giù poi è stato un turno consueto di campionato. In Lega Pro pareggio per il Teramo a Mantova 0-0. In Serie D Amplein vincono tutte, e non era mai capitato questa stagione, vincono tutte le abruzzesi impegnate sui vari campi. Vince il San Nicolò in trasferta contro l'Alfonsine, la Vastese a Jesi, il Pineto nel finale contro il San Marino nel girone F. Nel girone G l'Aquila batte in casa, seppur a porte chiuse, l'Alba Longa 3-1, e l'Avezzano vince sul photo finish sul campo del Rieti. Ne parleremo questa sera, perché non solo questi campionati, è chiaro che ci avviciniamo alla fine della stagione ed è tempo anche di qualche festa per chi il campionato lo vince. Vi mostreremo anche le immagini belle di Castelnuovo con il Real Giulianova che vince il campionato di promozione e viene, scusate il bisticcio di parole, promosso nel campionato di eccellenza. Dunque inizia, speriamo, ce lo auguriamo, la lunga risalita della formazione giallorossa, oggi seguita con un esodo da tantissimi tifosi giallorossi. 1-0, il gol di Di Paolo che dunque consegna alla squadra di Attilio Piccioni il massimo campionato regionale, quello di eccellenza. Non può festeggiare, o perlomeno non ancora, sempre in promozione nel girone B, il Chieti FC battuto in casa, ma probabilmente per la formazione nero-verde ci sarà tempo e modo di centrare sempre la promozione in eccellenza. Parleremo anche di calcio a 5, e allora, proprio per questo, prima di presentare gli ospiti, io vado in redazione, lo saluto da Andrea Costantini, perché Andrea, si sta è finita da poco la finale della Coppa Italia che vedeva in campo il Pescara contro la Luparense. Buone notizie, perché vedo alle tue spalle una festa. Proprio in questo momento il Pescara Calcio a 5 sta alzando la Coppa Italia, il secondo successo consecutivo per il Pescara Calcio a 5 di Danilo Iannascoli, dell'allenatore Fulvio Colini, di un grande gruppo che continua a mietere successi. Lo scorso anno la squadra aveva vinto questa manifestazione, si è ripetuta, un cammino sofferto, la vittoria contro Imola ai calci di rigore, poi ieri in rimonta la vittoria sul Caos per 2-1, e quest'oggi un altro successo ai rigori in finale contro la Luparense, che era andata in vantaggio 1-0, poi c'era stata la rimonta del Pescara che si era portato sul 3-1, poi sul 4-2, poi la rimonta della Luparense, 4-4 alla fine dei regolamentari, 4-4 il punteggio è rimasto lo stesso dopo i due tempi supplementari, e poi la vittoria ai calci di rigore. Protagonisti i due portieri del Pescara, Capuozzo che nel finale in più di una circostanza ha salvato il risultato di parità, e poi il secondo, Pietrangelo, lo specialista lista dei calci di rigore, già decisivo con Imola, lo è stato anche questa volta, ha respinto il rigore di Taborda, il rigore decisivo l'ha segnato Cuzzolino, e dunque il Pescara vince ancora una volta la Coppa Italia nella Final Eight, che si è giocata, tranne che per la prima parte, a Tolentino per i quarti di finale, poi tutte le altre partite al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Grazie Andrea, dunque complimenti al Pescara Calcio a 5, dunque vince la Coppa Italia, la formazione biancazzurra, e ovviamente ne siamo particolarmente orgogliosi. Non è calcio a 11, è calcio a 5, ma è comunque un'eccellenza della nostra regione. Saluto gli ospiti, lo ritrovo con molto piacere, l'allenatore Silvio Paolucci. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovato nei nostri studi, do il bentornato a Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Buonasera a voi. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060, se volete fare delle domande, delle considerazioni, magari anche da girare agli ospiti. Ma cominciamo con i numeri della giornata di campionato, partendo dalla Serie B, che vedeva la 32esima giornata con gli anticipi: Benevento Trapani 1-3, Carpi Perugia 0-0, Cittadella Spezia 1-0, a ora di pranzo 1-1, un po' a sorpresa tra Verona e Pisa, Latina Provercelli 0-0, Salernitana Ascoli 2-0, Spal Frosinone, la partita di riferimento della giornata la vincono i ciociari, dunque 0-2 al Mazza di Ferrara. Ternana Avellino 4-1, Entella Cesena 2-1, Vicenza Brescia 1-1, alle 20:30 il posticipo è Bari
Novara che l'anno scorso diedero vita ad una semifinale, ad un turno playoff scoppiettante. Questa è la classifica, Frosinone che dunque balza in vetta, 59 punti, 58 alla Spalle, 55 il Verona, 48 Perugia e Benevento, 47 il Cittadella, 46 Bari ed Entella, 45 Novara e Spezia, 44 il Carpi, 42 la Salernitana, 38 l'Ascoli, 37 l'Avellino, 35 la Provercelli, 34 per Cesena e Vicenza, 33 per Latina e Brescia, 32 per il Trapani, 31 per il Pisa, chiude la Ternana a quota 29 punti. Lega Pro, girone B. Ovviamente quello che ci interessa da vicino, ieri 7-2 del Pordenone sul Lumezzane, alle 14.30 San Benedettese Reggiana 2-0. Le partite delle 16.30, Albino Lecce Modena 0-1, Ancona Sud Tirol 0-1, Gubbio Parma 1-4, Maceratese Feralpi Salò 2-0, Mantova Teramo come detto 0-0, Venezia Sant'Arcangelo 1-1, alle 20.30 due partite, una molto importante per i destini del Teramo è quella tra Forlì e Fano, l'altra è Padova-Bassano. Vediamo la classifica, ovviamente provvisoria, aspettando le quattro squadre che devono ancora scendere in campo. Il Parma si avvicina, rosicchia due punti al Venezia. Venezia 68 punti, Parma 60, Padova 59, Pordenone 57, Reggiana 52, San Benedettese 48, Gubbio 47, Albino Lecce 43, Feralpi Salò 42, Bassano, Sant'Arcangelo e Maceratese 40 punti, Sud Tirol 35, Modena e Mantova 32 punti, Forlì 30, Fano 29, Teramo e Lumezzane 28, chiude l'Ancona, Fanarino di Coda con 24 punti. Andiamo in Serie D, girone F. La giornata era il numero 28, Agnonese Castelfidardo, una partita incredibile, 4-3 con una sequela di eventi, Agnonese prima in vantaggio, poi sotto 1-3, poi addirittura clamorosa rimonta dall'1-3 al 4-3. San Nicolò, come detto, vince in trasferta contro l'Alfonsine 0-2, pari per la capolista Fermana sul campo del Campobasso 0-0. La Vastese con un gol in apertura batte la Jesina al Carotti 1-0, stesso punteggio ma in casa del Pineto sul San Marino con un gran gol su calcio di punizione di Massimo Ganci. Il Matelica, che in settimana aveva richiamato Clementi al posto del nostro Meco Monaco, batte in trasferta la Recanatese 0-2, 4-1 della San Maurese sulla Civitanovese, vittoria a sorpresa del Monticelli in casa di una Vispesaro che in queste ultime giornate di campionato sembra in fase decisamente calante. La classifica con la Fermana che resta saldamente in vetta, 58 punti, 49 punti per il Matelica, il San Nicolò sale al terzo posto, 47 punti, 45 per la Vispesaro, 43 per la San Maurese, 40 per l'Agnonese, 38 per la Vastese, Romagna Centro 37, Campobasso 36, San Marino e Monticelli 34, Jesina e Pineto 33, poi una frattura addirittura di 11 punti prima di arrivare all'Alfonsina a quota 22, Recanatese 21, Castelfidardo 18. Chiude la Civitanovese perché il Chieti è escluso a quota 17 punti. Girone G, altre belle notizie nell'altro raggruppamento. Vediamo i risultati. Arzachena, Città di Castello 5-0. Foligno Torres 1-0-3, ma come sempre vi ripetiamo è 1-0-3 a tavolino per l'esclusione del Foligno. L'Aquila batte 3-1 l'Alba Longa, Latte Dolce Sassari San Teodoro 1-0, Lanusei Vivi Alto Tevere San Sepolcro 3-1, Monterosi che si ferma in casa dopo essere stato in vantaggio con la Nuorese 1-1, vince lo Stiamare 2-1 contro il Flaminia, l'Avezzano batte il Rieti al Manlio Scopigno 1-2, la Trestina vince 3-1 contro il Muravera. La classifica: l'Arzachena si riprende la vetta, quota 60 punti, il Rieti a 58, Monterosi 57, Ostiamare 55, l'Aquila 53, Alba Longa 52, Nuorese 51 punti, Avezzano 42, Vivi Alto Tevere San Sepolcro 41, Trestina 39 punti, Flaminia 36, Lanusei 34, Latte Dolce Sassari 30, San Teodoro 22, Muravera 21, Torres 19, Città di Castello 14, di fatto il Foligno anch'esso è escluso e dunque non lo citiamo, anche se di punti ne avrebbe 10 considerando i due punti di penalizzazione. Ciao Jacopo, sono Luca, il Giulianova espugna Castelnuovo, tra poco caro Luca le immagini del gol e della festa contro la Torrese, Giulianova in eccellenza dunque che ritorna nella massima, nel massimo campionato regionale. Iniziamo però vedendo un saluto a mister Polucci, vorrei il suo parere sul fallimento del Chieti, che idea si è fatto, poi te lo chiediamo.
Cominciamo dalla Lega Pro, prima di aprire l'amplissima pagina dedicata alla Serie D, per vedere le immagini del Martelli di Mantova. Mantova-Teramo finisce 0-0. Possono partire le immagini. Teramo che si presenta con la novità Carraro nell'11 titolare, ma di fatto la formazione iniziale ricalca molto quella che aveva battuto sonoramente 6-0 il Gubbio. L'unica novità, come detto, è Carraro al posto di Tempesti. Festeggiamenti a Mantova: sono 106 anni dalla nascita del sodalizio virgiliano. Per la prima emozione bisogna aspettare 27 minuti con Spighi che trova Ilari, l'apertura sulla out sinistro per Di Paolo Antonio che ha un po' di spazio, scodella al centro, la difesa del Mantova non chiude bene, c'è Spighi destro, pallone fuori, non di molto, si arrabbia tantissimo l'ex della gara Alessandro Tonti, trentesimo, Caidi rimette al centro un pallone, si contrastano involontariamente due giocatori del Mantova, in uscita c'è questo fallo che costa il cartellino giallo proprio a Mirko Spighi. Ammonizione per l'ex centrocampista della SPAL. 43esimo, una forse la più ghiotta occasione del Teramo. Sales, Sansovini per Spighi ancora che potrebbe calciare, invece prova un lob che esce non di tantissimo, però era una buona occasione questa per portarsi in vantaggio. Siamo nella ripresa al 52esimo, Ilari. Il dialogo con Carraro che si chiude in maniera abbastanza involontaria, Ilari ancora al tiro di destro, pallone che non inquadra la porta. C'è anche il Mantova con questa punizione di Cittadino, si distende un ottimo Narciso, pallone in calcio d'angolo. Ancora la formazione di Graziani con il servizio di Donnarumma, la sponda di Sant'Antonio, ancora Narciso a dire di no alla formazione di casa e poi pallone che viene scodellato al centro, ma è ancora Narciso a dire di no. Il Teramo a questo sussulto al 66esimo, una rimessa che libera Carraro, si supera Tonti sul primo palo, si dispera invece l'ex Pavia, Federico Carraro. Attenzione perché il Teramo rischia tantissimo qui. Rilancio di Donnarumma, difesa piazzata malissimo. Renny Smith che era entrato nel secondo tempo supera Narciso, si salva Caidi che poi esulta come praticamente se avesse segnato un gol evitando una rete già fatta. Siamo adesso al 75esimo, è entrato anche Masocco che scodella per Sansovini, miracoloso Tonti con la mano destra in maniera pulita a dire di no all'ex attaccante del Pescara. Ancora Teramo, questa è l'ultima occasione della gara con Di Paolo Antonio che va in pressione, recupera palla, scambia con Sansovini, proverà il destro sul secondo palo, pallone decisamente fuori misura e qui si chiude la partita 0-0 dunque tra Mantova e Teramo, con il Teramo che dunque sale, si muove la classifica non di tantissimo, sale a quota 28 punti in classifica. Rivedendo le immagini chiedo a Silvio Paolucci, è chiaro che dagli highlights è difficile farsi un'idea, però probabilmente abbiamo visto un Teramo un po' diverso, più propositivo rispetto a qualche settimana fa. Io ho visto le ultime due partite che ha fatto in casa, col Venezia che pur perdendo 4-1 mi ha fatto un'ottima impressione perché è una squadra che ha lottato su ogni pallone, quindi è una squadra viva. E poi con il Gubbio che poi ha vinto addirittura 6-0, quindi ho visto una squadra che ha voglia, che ha temperamento, secondo me può solo che migliorare. Io vedendo le immagini, è vero che anche il Mantova ha avuto delle occasioni, però anche il Teramo ha avuto delle bellissime occasioni e poteva anche vincere. Però in questo momento penso che il punto vada bene perché fa morale e aumenta l'autostima, insomma. Ancora una volta porta in battuta, ti convince questo modulo 4-2-3-1, Ilari e Amadio davanti alla difesa, si è tornati al modulo con la difesa a 4 con 3-3 quartisti, Sansovini prima punta. Ma sì, a me è piaciuto molto Spiga anche in casa con il Gubbio, mi ha fatto un'ottima impressione, è un esterno da 4-4-2, no? 4-2-3-1, sì, di Paolo Antonio più offensivo, però ripeto, è un sistema di gioco che sicuramente avendo davanti Ilari e Amadie che sono due giocatori che sanno sia interdire che far giocare la squadra, penso che sia il modulo giusto e sicuramente il Teramo avrà dei vantaggi, sono convinto che avrà dei vantaggi che è stato facendo.
Luca, vediamo un po' la classifica di Lega Pro, perché è chiaro che adesso in basso c'è parecchio traffico. Il Teramo muove la classifica, aggancia il Lumezzane. Qui chiariamo, in realtà le posizioni sarebbero inverse tra Teramo e Lumezzane, cioè il Lumezzane sarebbe davanti al Teramo, ma non è colpa nostra, è responsabilità del software e gestisce i risultati. E così l'ha messa, però è chiaro che c'è parecchio traffico, come detto, aspettando Forlifano. C'è il Teramo, c'è il Lumezzane, l'Ancona che oggi ha perso, ma soprattutto c'è il Mantova, c'è il Modena che ha vinto Albino F. Quali sono gli ingredienti in questo momento per uscire, secondo te, da questa situazione? Ma io penso che il Mister Grotto l'abbia trovato, perché ultimamente facendo il filotto di risultati, anche a livello di morale, fa tantissimo, giustamente diceva il mister. E il fatto che Teramo, secondo me, paga ancora lo scotto di 2 anni fa della mancata promozione sotto l'aspetto psicologico, anche a livello ambientale, però credo che la salvezza la possa raggiungere tranquillamente, perché ha, come si dice, accorciato molto la classifica. E c'è da dire una cosa: domenica ci sarà poi la partita Lumezzane-Ancona, che è l'ultima chance anche per lo stesso Ancona. Certo. Quindi, se non dovesse vincere, il Teramo c'è una bella partita con la San Benedettese, però in questo frangente credo che il Teramo abbia, come si dice, pure qualcosa in più affinché possa dire la propria, anche per una ipotetica salvezza diretta, che essendo molto corta la classifica è facile anche a 2-3 punti fino all'ultima giornata te la puoi giocare. Ti salutano, caro Luca, sì. Però ti dicono che forse la giacca avresti dovuto indossare. Mi riproponiamo il messaggio, Maurizio. Ti salutano, ti fanno i complimenti, forse un po' meno per la mise, però insomma siete elegantissimi comunque. Eccolo qua, da Fabio. Aluma, ci vorrebbe la giacca. Vabbè, sicuramente io parto da un presupposto, l'abito non fa il monaco. Ah sì, sì. Però... sarà che la prossima volta, quando la prossima volta ti vogliamo portare la giacca, ti porti la giacca, anzi la lasci qua, te la teniamo. È un direttore sportivo, si veste da sportivo, esattamente. 4-5-1, una partita propositiva. Andrea, io vengo da te per chiederti, visto che voi l'avete vista nel pomeriggio come me e forse anche con un occhio clinico migliore del mio, ma era un 4-5-1? E poi, come ci chiedono, ci dicono che non è stata molto propositiva come partita del Teramo. Beh, è chiaro che se la paragoniamo a Teramo Gubbio c'è differenza, però era una partita in trasferta, uno scontro diretto contro un Mantova che veniva da un buon momento. E il Teramo certo non è stato passivo come lo è stato a Bergamo. Certo, fare come o peggio della gara di Bergamo con la Bino Leffe è estremamente difficile, questo è vero, però per una squadra che negli ultimi tempi era abituata a proporre nulla, quest'oggi il Teramo ha fatto qualcosa, ha avuto delle opportunità, non tante, ma è anche vero che non tante ne ha concesse al Mantova. Narciso ha compiuto 2 interventi importanti, è stato un po' più attivo rispetto a Tonti, però nel complesso il pareggio ci sta. Ma parliamo di una squadra che è penultima in classifica, è difficile che una squadra che è penultima in classifica possa produrre chissà che cosa. Ci sono dei mali in questa squadra, vanno combattuti, la squadra deve lottare. La cosa che bisogna apprezzare è che contro il Gubbio, e questo oggi la squadra ha lottato, il salvataggio di Caidi è un po' la dimostrazione di tutto questo, di un atteggiamento che nelle ultime 2 gare è cambiato, quindi questo c'è di positivo. Poi è chiaro che se ci si aspetta che il Teramo possa creare 5, 6, 7 nitide palle gol, non è questo da una squadra penultima in classifica. È una squadra che ha dimostrato di avere dei problemi, ma che sta cercando di affrontarli, e perlomeno nelle ultime 2 partite così è stato. Poi il 4-5-1 lì è sempre una questione di lana caprina, lì c'è un allenatore come Silvio Paolucci. Noi diciamo 4-2-3-1, poi per qualcuno può essere 4-5-1, ma stiamo parlando sempre di avere un centravanti di riferimento, uno solo, che è Sansovini, di un giocatore che gli gioca a ridosso, che era Tempesti col Gubbio, che è stato Carraro oggi, 2 esterni come Spighe e Di Paolo Antonio e 2 interni come Amadio e Ilari. È la squadra che ha battuto il Gubbio con l'unico campo.
Tempesti fuori al suo posto Carraro. Probabilmente è una mossa che non ha pagato, nel senso che forse Tempesti col Gubbio aveva fatto di più di quanto ha fatto Carraro oggi. Però insomma. Andrea, rapidissimo, ti faccio rispondere a questa domanda: sì. Ma se Caidi non avesse salvato il gol, il giudizio quale sarebbe stato? Che era persa l'ennesima partita difendendosi? No, si sarebbe detto che il Teramo ha perso una partita dove però ha fatto meglio in trasferta di quanto dimostrato nelle gare ad esempio di Fano, nella gara di Bergamo, ma anche nella gara di Padova. Lì anche il Teramo era stato passivo, certo il Padova è una squadra di tenore superiore, però di fronte alle passività delle scorse partite oggi il Teramo non è stato così passivo. Poi è chiaro, la partita lì la potevi perdere, ma la potevi anche vincere se il Teramo avesse concretizzato alcune delle palle gol avute, specie con Spighi nel primo tempo. Però quel salvataggio non è casuale. Contro il Venezia si sono visti degli obbrobri di natura difensiva che sono costati la partita. Qui non ci sono stati grossi obbrobri, anzi c'è stato un salvataggio che è il frutto di una rinnovata voglia di lottare che questa squadra ha messo sul campo negli ultimi due incontri. Mister, fino a che punto noi possiamo dire 4-2-3-1, 4-5-1? Cioè è chiaro che parliamo veramente di aria fritta. Ma per noi, poi per voi allenatori è giusto che sia molto importante, però sono numeri, come diceva giustamente dalla regia, non è importante, non sono numeri questi, è importante l'atteggiamento. Io penso che, come detto precedentemente, il Teramo, almeno le partite che ho visto io, ho visto una squadra che ha un atteggiamento positivo, aggressivo, che crede in quello che sta facendo. E quindi questo, al di là poi del risultato, è normale che poi il risultato ti dà autostima e ti dà la forza ancora di più di credere in quello che tu stai facendo. Quindi ripeto, io al Teramo ho visto una squadra viva, una squadra che crede nella salvezza e ha dei giocatori per raggiungerla. Quindi al di là, poi ripeto, il gol salvato, il gol fatto, quelli sono episodi, no? Però gli episodi poi ti aiutano se tu credi in qualcosa, no? Possono essere a tuo vantaggio. Quindi l'atteggiamento diventa fondamentale e penso che in questo momento il Teramo ha un atteggiamento positivo. Cioè, per fare la differenza tra 4-2-3-1 e 4-5-1 noi dobbiamo vedere le caratteristiche dei giocatori, immagino. Sì, ma ripeto, sono numeri, al di là poi l'atteggiamento della squadra, ripeto, è stato positivo, perché pareggerà Mantova, il Mantova non ci dimentichiamo che viene da 6-7 risultati utili consecutivi, quindi fare risultato a Mantova in questo periodo non è facile. Il Teramo l'ha fatto facendo una buona partita, sicuramente, come abbiamo detto prima, non è facile andare fuori casa e cercare di impostare la partita o farla tu la partita. Ci sono anche gli avversari di spessore, come lo è il Mantova in questo momento, e il Teramo secondo me ha fatto una buona partita, ha portato un ottimo punto a casa. Peraltro il Teramo anticiperà la settimana prossima, sabato alle 18.30, l'impegno contro la San Benedettese al Bonolis. Questo è il quadro di quella che sarà la 32esima giornata, ma ovviamente avremo modo di parlarne in settimana e poi nel weekend ovviamente. Però vi ricordo che la formazione biancorossa anticipa sabato alle 18.30. Chiudiamo adesso la parentesi dedicata a Mantova Teramo per scendere in Serie D. Partiamo con una vittoria importantissima, soprattutto nel gioco dei distacchi e nell'ottica salvezza, del Pineto, che batte con un gol di Massimo Ganci il San Marino di Pino Di Meo 1-0. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Con una punizione nel finale di Massimo Ganci, il Pineto fa sua l'intera posta in palio contro un organizzato San Marino ben messo in campo dall'ex tecnico di Chieti e Giulianova Di Meo, al termine di una partita sofferta e con poche occasioni. Ma partiamo da principio: 4-2-3-1 per Giuseppe Di Meo, che con Boba squalificato inserisce Arrigoni in difesa dal primo minuto, mentre in avanti schiera il trio Caprioni, Guidi, Baldazzi alle spalle del centravanti Olcese per un pacchetto avanzato da 40 gol, terzo miglior attacco del girone. Il Pineto, oggi in maglia verde, si schiera con un 4-1-4-1 che recupera in difesa Pisani e Fiumara, mentre a centrocampo con Emili squalificato torna Esposito dal primo minuto. In avanti la punta avanzata è Palumbo. Primo tempo di marca ospite con il San Marino che, dopo una prima fase di totale equilibrio, prende le misure e guadagna metri. Al 20° Gassama dalla destra mette in mezzo per la testa di Olcese con la parata di Giachetta. Al 26° il Pineto rischia. La
lasciando sulla punizione di Buonocunto Fantini tutto solo all'altezza del secondo palo. Fortunatamente per i locali nessuno è pronto al tap-in vincente. Passano due minuti e gli ospiti si fanno nuovamente pericolosi con una bella azione corale. Caprioni lancia Buonocunto che invece di concludere preferisce provare a servire la corrente olcese favorendo il recupero della difesa biancazzurra. Il Pineto fatica a trovare spazi e a creare occasioni importanti. Ci prova Ciarcelluti al 42esimo ma la sua conclusione è fuori misura. Dopo l'intervallo però la squadra di casa torna in campo con un piglio più aggressivo e prova ad imporre il proprio gioco prendendo in mano la partita. Al quinto Esposito serve a centroare a Palumbo che però ci arriva in scivolata con la sfera che si impenna oltre la traversa. Passa un minuto e Mariani in diagonale impegna Dini. Ora i locali insistono e all'ottavo ancora Mariani mette in movimento Esposito che tenta anche da fuori ma Dini è attento. Break del San Marino al 17esimo quando Olcese di prima intenzione gira dalla distanza ma Giachetta è pronto a far sua la sfera. I minuti passano e la gara non si sblocca. Entrambi i tecnici inseriscono forze fresche in campo. Di Meo richiama a sé Caprioni, Buonocunto e Guidi per gettare nella mischia Cenci, Mazzotti e Braccini. Amaulo risponde con Cacciatore, Colleluori e Ganci in luogo di Proietti, Ciarcelluti e Palumbo. E proprio quando lo 0-0 sembra concretizzarsi al 41esimo proprio il neo entrato Ganci lancia Esposito che viene messo giù al limite dell'area da Gassama, giallo per lui e calcio piazzato che Massimo Ganci pennella piazzandolo sotto la traversa regalando al Pineto tre punti pesantissimi che valgono l'aggancio in classifica alla Jesina a quota 33 e che permettono di mettere una seria ipoteca su una salvezza che ora si fa sempre più vicina. Mister Amaulo, una vittoria sofferta contro una squadra ben organizzata, lo avevi detto anche alla vigilia, tre punti fondamentali, Pineto cinico, è bastato un gol per portare a casa l'intera posta in palio. Sì, analisi perfetta, sapevo della forza di San Marino che secondo me è un organico importante, l'abbiamo visto oggi soprattutto nella prima frazione dove ci ha messo in difficoltà, però molto dipendeva dall'atteggiamento nostro, infatti ho parlato con i ragazzi nell'intervallo, dovevamo avere un atteggiamento un po' più aggressivo e giocavano troppo facile, guadagnavano con troppa facilità la metà campo nostra. Il secondo tempo l'abbiamo fatto e non abbiamo rischiato quasi niente, era una partita dove l'episodio poteva decidere l'esito della gara e l'abbiamo trovato noi con una bellissima punizione di Ganci, bene, e se andiamo a analizzare i 90 minuti sicuramente il pareggio era il risultato più giusto, però domenica scorsa abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo meritato, oggi ci siamo ripreso i due punti lasciati sabato a San Nicolò. Mister, agganciò alla Jesina in classifica, la salvezza si fa sempre più vicina. Sì, la salvezza si fa sempre più vicina, però non abbiamo ancora la matematica, non ci dobbiamo fermare adesso. E quindi bene, festeggiamo oggi e domani, poi martedì e dobbiamo prepararci al meglio per un'altra partita importante per il nostro futuro a Civitanova. Quindi è un appuntamento che dobbiamo preparare al meglio perché potrebbe essere una partita decisiva. Ma sapevamo che era una partita molto difficile perché Pineto, a dispetto della classifica che aveva fino ad oggi, sapevamo che aveva un impianto importante con dei giocatori molto importanti e solo chi è del settore capisce perché a volte queste squadre si trovano in una posizione di classifica che non meritano, ma per penso solamente delle situazioni che si vengono a inanellare durante l'arco dell'anno inspiegabilmente, perché comunque il parco d'attacco che c'è al Pineto penso che forse neanche le prime cinque davanti hanno, ecco. Quindi sapevamo della difficoltà che venivamo ad incontrare, abbiamo provato a portare nel nostro gioco delle differenze che oggi purtroppo non hanno dato i suoi frutti e andiamo a casa. Io penso con una sconfitta che sul campo è stata giusta perché Pineto ci ha creduto fino alla fine, ha sofferto nel momento in cui doveva soffrire e noi siamo stati ingenui come spesso ci accade in questo campionato e Ganci ci ha punito. Anche molto sportivo il direttore sportivo, anche qui perdonate il bisticcio di parole, del San Marino Andreatini, per un Pineto, caro Luca, che se vediamo la classifica non dico e possono fare i tifosi tutti gli scongiuri del caso, non dico che la salvezza sia
in cassaforte, ma è chiaro che la strada sembra molto in discesa, anche perché ad oggi il distacco con il Castelfidardo è di 15 punti. Ma più che altro so che le ultime in classifica devono anche fare un turno di riposo per il fatto della partita col Chieti. Sì. Quindi diciamo che il vantaggio come se fosse maggiore. Oh, ultimamente il Pineto ha inellato ottimi risultati, quindi anche una società che sta facendo molto bene. Se non erro anche il Pineto deve fare il turno di pausa. Però considerando che debba farla anche il Castelfidardo, ecco, quindi è una giornata in meno, ho capito cosa volevi dire. 5 partite dovresti fare, sinceramente parlando, dovresti fare 15 di punti per raggiungere il Castelfidardo. Non credo che abbia la forza, se ha fatto 28 partite, 18 punti, diciamo che le restanti 6 partite ne farà 8-9, a 26-27 penso il Pineto fa 4-5 punti, come lo stesso Monticelli si possono dire salvi, più che altro che sono anche ottime società, quindi fa piacere, oltre ad essere abruzzese, che stanno facendo bene come primo anno soprattutto, non era neanche facile fare il passaggio da un campionato regionale a confrontarsi con realtà importanti che possa essere il Pesaro, Fermana, la stessa Jesina, e sono contento per loro. Assolutamente. Mister, abbiamo parlato spesso e volentieri di come questa squadra, il Pineto ovviamente, che ci riguarda da vicino, sia riuscita a cambiare pelle in corsa, e il fatto che un giocatore importante, ma che non ha trovato tanto spazio come Massimo Ganci, sia a disposizione per risolverti anche delle partite che sembrano terminare 0-0, dimostrano che questa è una squadra che ha cambiato, ma ha saputo anche cambiare, vogliamo dire. Ma sì, hanno preso un allenatore esperto per queste categorie dove ha sempre fatto degli ottimi campionati, e poi hai dei giocatori importanti, perché poi la qualità fa la differenza, no? Palumbo, Gangi, ha preso Pomante, quindi una squadra importante, no? Ha risalito la china, anche io ripeto, parlavamo anche prima, questo è un campionato secondo me, nessuno me lo voglia, ma livellato in basso. Se andiamo a vedere la classifica c'è una differenza enorme, quindi voglio dire, basta poco per far bene, e sicuramente il Pineto non avrà nessun tipo di problema a raggiungere la salvezza anticipatamente. E noi ce lo auguriamo ovviamente, però prima ci dobbiamo fermare, Maurizio, per la pubblicità, poi rientriamo con tutte le altre partite di Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, facciamo una incursione doverosa nel campionato di promozione, perché oggi è stata la giornata del ritorno in eccellenza del Real del Real Giulianova, vittoria 1-0, vediamo il gol di Di Paolo contro la Torrese, che dà di fatto la matematica certezza, la formazione giallorossa allenata da Attilio Piccioni, di raggiungere dunque il massimo campionato regionale. Una squadra molto forte, ma guardate quanto pubblico da Giulianova era accorso a Castelnuovo per questa partita che si sapeva essere decisiva, e lo è stata grazie a questo gol di Di Paolo. Partita terminata 0-1 e il Giulianova dunque è promosso in eccellenza. E poi ovviamente al 90esimo c'è stata la festa, la vediamo con i tifosi ovviamente felici, di dopo l'amarezza dello scorso anno con la retrocessione del Giulianova Calcio, insomma hanno vissuto davvero tante amarezze. Oggi invece una giornata assolutamente di festa, di gioia, se vogliamo anche meritata, perché davvero è stato un cammino entusiasmante. Di fatto il Giulianova non ha avuto avversari nella corsa alla vittoria del campionato. Noi ringraziamo per le immagini Roberto Pulimanti e Publivideo, e vi ricordiamo anche che potrete seguire
sui canali del nostro bouquet, quello di TV6, la telecronaca integrale. Per questo ringraziamo anche Enzo De Dominicis che ha realizzato la telecronaca e tra un po' anche l'intervista al presidente Bartolini che sentiremo. Luca, vedendo queste immagini, insomma, l'entusiasmo, tu hai detto adesso che torno a casa sicuramente sarà una festa, ci sarà ancora festa. Non lo scopriamo oggi il calore del popolo giuliese nei confronti dei colori giallorossi. Eccolo qua il presidente Bartolini. Quindi mi auguro che sia stato di passaggio e che alla lunga possa tornare i fasti di un tempo affinché si possa tornare al Fatini e vedere le belle gare. Nello stesso tempo, non per Asti e cose varie, ma anche i ritorni, i derby con San Benedetto, con Teramo, con diverse, perché è una realtà che merita e penso che in Abruzzo è tra le società più storiche che abbia avuto una tradizione nei campionati di Serie C attualmente Lega Pro. Penso sì, assolutamente, che questa è la festa anche nello spogliatoio. Io vi do alcuni orari per chi volesse seguire sul nostro canale, il 287 del Digitale Terrestre, che è sempre un canale di TV6. Vi riproporremo la partita integrale con la telecronaca di Enzo De Dominicis già a partire da mercoledì alle 15:30, giovedì invece in prima serata alle 20:30, venerdì alle 21, sabato alle 23 e domenica prossima alle ore 16. E poi c'è la possibilità anche di seguirlo sul canale 635 a partire dalle 22:30, dal mercoledì alla domenica tutte le sere alle 22:30, però il canale è il 635. Quelle che vi ho detto prima, gli orari invece sono sul canale 287. Allora ci andiamo ad ascoltare le parole del presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, intervistato da Enzo De Dominicis. Penso che i risultati ci hanno dato ragione, quindi andiamo avanti per adesso, penso proprio. E soprattutto chi si aspettava che oggi magari poteva esserci un pareggio per poi festeggiare al Fadini è rimasto a bocca asciutta, perché questo significa che il Giulianova vuole sempre vincere. Sì, è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, io e Mimmo siamo due persone vincenti che vogliono sempre il massimo dalla propria squadra, e quindi abbiamo chiesto alla squadra di chiudere oggi la pratica per il campionato, anche perché mercoledì abbiamo una partita delicatissima, quindi adesso ci concentreremo sulla Coppa. Presidente, dopo la prima giornata di campionato, la sconfitta contro il Notaresco, eccetera, era subentrata una sorta di amarezza. Aveva avuto la percezione che questo sarebbe stato un campionato difficile o che il Giulianova comunque alla fine lo avrebbe dominato? No, quella prima partita l'abbiamo vista con Mimmo insieme ai tifosi, e vedere l'amarezza di tanti ragazzi finita la partita, dove avevano visto il Giulianova perdere anche una partita di promozione, per noi è stata una desolazione, diciamo. Però io avevo capito che, insomma, la nostra squadra era più che forte per vincere questo campionato. Cioè, abbiamo pagato lo scotto di una forma, di una rosa fatta totalmente all'ultimo minuto, e di un allenatore che forse non era venuto con la giusta concentrazione per fare calcio a Giulianova. Dunque complimenti al Giulianova, complimenti al presidente Bartolini. Che canale è che riproporrà la partita del Giulianova? 287. Vi ricordo gli orari: mercoledì alle 15:30, sì, facciamo vedere il servizio di Jesina Vastese, quindi mercoledì alle 15:30, giovedì alle 20:30, venerdì alle 21, sabato alle 23, domenica prossima alle 16, e invece sul canale 635, sempre del bouquet di TV6, da mercoledì a domenica tutte le sere alle ore 22:30. Questi sono i passaggi. Complimenti dunque al Giulianova. Mister Paolucci, che cosa non ha funzionato con l'Agnonese, ti chiedono? Un anno. Sì. Ma le ciambelle non riescono mai col buco, no? C'è qualcuno non che tutte, non perlomeno, tutte alcune, alcune sì. Questo non è riuscito col buco, senza fare né polemiche né niente, sono state fatte degli errori da parte in primis mie e poi a seguire di tutti. Quindi assolutamente auguro all'Agnonese di ottenere i migliori risultati, sono contento che stanno facendo bene, quindi assolutamente.
E allora voglio ricordare al San Nicolò che l'andata è vero che giocarono bene, ma in porta per il Pineto ci fu uno strepitoso Mazzocchetti. Ah, forse questo si riferisce ancora alle forse alle parole di Amaulo, che diceva, ma insomma ha detto una cosa abbastanza innocua, ha detto ci siamo ripresi due punti che sembravano in cassaforte sabato scorso nel derby tutto della provincia di Teramo. Andrea, a proposito di San Nicolò, ci fai vedere le immagini della vittoria? Certo, certo, Maurizio da qui può partire con gli highlights di Alfonsine San Nicolò, gara che si è giocata in terra romagnola. San Nicolò in campo con Ciotti, Di Stefano e Mozzoni, De Santis, Mirillo, Petrogno, Bisegna, Di Lullo, Traini, Bosi e Massetti. Questa è la prima azione, corner di Bisegna, poi un tiro di Massetti corretto da Mirillo e c'è la parata di Lombardi, poi il gol, palla recuperata da Mozzoni, Traini serve Bosi che viene steso da Cimanghi, calcio di punizione, va lo specialista Bisegna, traiettoria velenosa che accarezza il palo e si infila in rete. Non perfetto nella circostanza all'estremo difensore di casa Lombardi, bravo Bisegna che poi calcia questa punizione. C'è un contrasto a centro area tra Traini e un giocatore dell'Alfonsine, c'è in un primo momento il direttore di gara che è il signor Braccini di Macerata che va a concedere il calcio d'angolo per il San Nicolò, poi ci ripensa e si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'Alfonsine che qui attacca sulla sinistra con Salomone, il suo tiro cross attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Poi ancora c'è un'azione dell'Alfonsine con Ricci Maccarini che sale sulla destra, il suo traversone, la palla arriva dalla parte opposta a Salomone che appoggia per Tosi, il cui piatto destro si perde di poco fuori. E in chiusura di prima frazione ancora il San Nicolò che torna a farsi pericoloso con Petrogno che lancia Massetti, il suo cross, c'è un velo e poi la conclusione di Bosi, palla che termina a lato, il velo era stato di Bisegna. Siamo nella ripresa con l'Alfonsine che si fa notare con l'appoggio di Molossi per Salomone, il cui destro finisce alto, e poi il raddoppio del San Nicolò che in pratica chiude la partita, corner di Bisegna, stacco di Traini, ci arriva ma non riesce a deviare Lombardi e allora il San Nicolò raddoppia con Michael Traini. Poi ancora un colpo di testa di Manuzzi, sempre su azione d'angolo per l'Alfonsine, palla sopra la traversa. Punizione di Bisegna che ci riprova, cerca il palo del portiere ma Lombardi c'è e dice di no. Poi sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, lo batte Innocenti, volè di Bamonte che non inquadra lo specchio della porta. Poi il San Nicolò di rimessa, Petrogno per Massetti, mette in mezzo Moretti, a colpo sicuro spara addosso a Lombardi vicino al terzo gol, dunque il San Nicolò. Poi c'è ancora l'Alfonsine con Innocenti dalla distanza, si allunga però Ciotti, blocca questo tiro insidioso e quindi l'ultima azione, il corner di Massetti, il colpo di testa di Stivaletta che era entrato nel corso della ripresa e la palla che termina fuori di un soffio sopra la traversa e poi arriva il fischio finale di Bracaccini di Macerata. Il San Nicolò passa 2-0 sul campo dell'Alfonsine, un gol per tempo, Bisegna e Traini. Grazie Andrea, vi chiedo ad entrambi cosa sarebbe successo se il San Nicolò non avesse perso qualche punticino di troppo che forse a quest'ora grida vendetta. Luca? Secondo me il San Nicolò ha avuto la sfortuna del periodo del terremoto e della neve, che il mese di gennaio, quei 40 che giorni di pausa, li hanno devastati a livello organizzativo, di ritmo gara, temperamento e cose varie. Quindi mentre gli altri giocavano e tu dopo, cioè sempre la paura di devi rincorrere ciò che gli altri, anche se sono gare da recuperare, però gli altri punti li hanno fatti e tu li devi fare. Poi una pecca, tra virgolette, forse nel discorso facciamo a microfoni spenti, il fatto della statistica di vedere tutte le società, le squadre che stanno lì davanti, hanno l'attaccante la doppia cifra e San Nicolò non ce l'ha. Se si è avuto un attaccante di 12-13 gol, penso che il San Nicolò poteva ambire veramente a vincere il campionato. Però è stata, ha fatto un campionato secondo me ottimo e nei playoff può dire la sua senza problemi, perché è una squadra organizzata. Anche perché poi nei playoff c'è lo scontro
Sì, loro sì, ci sarà terzi, il servizio sull'Avezzano. Sì, giocheranno caro amico, terzi, ci sarà. Giocheranno in ci casa. Saranno tutti i servizi. Giocheranno in casa con la quinta. Sì. Ti chiedevano se ritieni possibile un ritorno nel giro di 2 anni del Giulianova in Serie C. Ma io me lo auguro, non è semplice, che poi l'eccellenza è un cammino difficile, lo sappiamo, la Serie D ancora di più, quindi non è semplice, io mi auguro per Giulianova, per quello che merita, che possa tornare presto in Serie C. A proposito di Serie C, Maurizio, alle spalle tra un po' si materializzerà qualcosa che forse ricordi, caro mister, te la ricordi questa curva? Questa è Chieti Paganese, finale amara, purtroppo per amara, il Chieti 0-0, ma insomma uno spettacolo, la coreografia della curva Volpi fu una finale amara, perché dopo il 2-0 del Marcello Torre di Pagani, sì, purtroppo ci fu questo 0-0 che di fatto impedì al Chieti. Comunque il mister non c'ha problemi, già lo stanno richiedendo, verresti per le squadre in vista ormai verresti, ci andresti a Basto? Ah, a Basto ho iniziato tra virgolette nel mio paese, però poi a Basto ho fatto i primi anni da professionista, è normale, Basto ce l'ho sempre nel cuore, poi ha giocato mio fratello, Basto è una piazza importante, perché no? E allora, siccome prima ti chiedevano, ecco, vediamo, non so se si è bloccato forse qualcosa, si è bloccato su questa, che ricordi hai di questa partita? Ma quando fai le finali poi ci vuole anche, anche un po' di fortuna, ecco. Noi in quella finale di andata, dove penso sia stata una partita molto equilibrata, poi sono sempre gli episodi che non siamo arrivati al massimo delle nostre qualità, qualcuno ha avuto qualche problema, loro hanno sfruttato l'occasione perché era una squadra importante, dove ci stava Fava. Grassadonia era il tecnico. Sì, stava Fava, stava un giocatore che hanno militato in Serie B tanti anni. Galizia, erano giocatori importanti, no? Quindi poi in queste partite, noi essendo una squadra molto giovane, avendo anche dei problemi fisici di più di qualcuno, ecco, non siamo riusciti a coronare un sogno, perché penso che abbiamo fatto un campionato strepitoso e meritavamo di vincerlo questo campionato. Assolutamente, questo è certo, insomma, rimane l'amarezza per quella finale che insomma andò in un modo non perfetto. Andrea, che cosa ci fai vedere adesso? Guarda il piatto. Cambiamo girone? Cambiamo girone. Io direi che possiamo vedere il successo che oggi ha fatto un po' saltare il banco, quello dell'Avezzano sul campo del Rieti, perché è un successo che vale molto per il morale dell'Avezzano, non tanto per la classifica, perché penso che sia difficile per l'Avezzano rientrare in ottica playoff, ma ci proverà domenica, se dovesse battere il derby nel derby L'Aquila, accorciare dunque veramente dal quinto posto, ma è il Rieti che perde la vetta, quindi direi che possiamo vedere questo servizio. Assolutamente, ci trasferiamo dunque al Manlio Scopigno di Rieti, dove l'Avezzano passa 2-1 il servizio. Il Rieti perde in casa allo Scopigno 2-1 contro l'Avezzano, ma quello che più fa male è la perdita del primo posto in classifica, ora nelle mani dell'Arzachena. Il derby di primavera, meteorologicamente parlando, se lo aggiudica la formazione abruzzese, che già nel girone di andata allo stadio dei Marsi aveva battuto gli Amaranto Celeste 3-1. Agli ordini del signor Alberto Cassadini di Pisa, che alla fine risulterà insufficiente, il Rieti di Fabrizio Paris scende in campo con un'assenza pesante per infortunio. Lorenzo Trillò, forse l'elemento più in forma del momento. La prima azione è di Luigi Scotto, con una veloce incursione tra la retroguardia abruzzese. Al 13° il gol dell'Avezzano, scontro Lombardo Belvisi, fallo del Reatino e calcio di punizione. Parte un perfetto cross per la testa di Padovani, che non dà scampo al numero 1 Amaranto Celeste. Primo ammonito della partita al 17° è Filippo Pollino, numero 9 abruzzese, reo di aver fatto fallo di ostruzione nella ripresa del gioco del Rieti. A pareggiare i cartellini gialli e biondi al 22° per fallo sullo Pinto. Sembra il festival dei gialli, che alla fine risulteranno 6 in totale tra le due squadre. Questa volta è Di Paolo al 28° per fallo sul capitano reatino Fabrizio Tirelli. Alla mezz'ora Scotto su colpo di testa sfiora il palo. Ma sono gli avezzanesi a sfiorare il raddoppio con un bellissimo pallonetto di Ettore Padovano, che supera Cucic, ma la sfera viene ribattuta proprio sulla linea.
Al 38esimo, secondo cartellino in casa Rieti, che pareggia gialli abruzzesi, e Matteo Belvisi a finire tra i primi quattro cattivi della gara. Primo cambio in casa Rieti al 42esimo, cambio forzato per l'infortunio di Belvisi, colpito al volto e al suo posto Tiziano Tiraferri. Con le immagini di Alessandro Montagnier passiamo alla ripresa, con il Rieti che parte a testa bassa, in 180 secondi ben quattro azioni da rete, la prima al primo minuto, tiro di Valeri ben parato dal portiere, la seconda al 90esimo secondo su calcio di punizione di De Martis, la terza al secondo minuto, sventato un colpo di testa di Scotto, ed infine il gol del pareggio al terzo minuto, segnato da Alessio Lazzazzera, su uno schema sicuramente provato in allenamento, dopo un calcio d'angolo di De Martis. Rieti vuole l'intera posta e forcing, questa volta è Lewandowski, il forte portiere avezzanese, a dire no. Mister Paris cambia, fuori il centrocampista, Tirelli per una punta, Marcheggiani. Ed è proprio Marcheggiani al 26esimo a chiamare in causa sul colpo di testa il bravo Lewandowski, che si salva deviando sul palo. Palo colpito per la seconda volta da Francesco Marcheggiani al 33esimo, questa volta sfortunatissimo alla sinistra dove non sarebbe arrivato il portiere. E l'esaltazione del numero 1 avezzanese al 34esimo, doppio miracolo, prima su botta sicura di Graferri e poi si esalta su De Martis. Al 37esimo, ultimo cambio Rieti, fuori un difensore, Giacomo Biondi, dentro un attaccante, Jérôme Vienne. Ma proprio nel momento del massimo sforzo reatino arriva la doccia fredda, all'ultimo giro di lancette del tempo regolamentare, veloce contropiede dell'Avezzano. Dalla destra Ettore Padovani mette un invitante pallone al centro, che Davide Leto non sbaglia, regalando la vittoria esterna ai ragazzi di Giuseppe Tortora. Nei 5 minuti di recupero non accade più nulla, Avezzano esce corsato dallo scopigno, dando un grosso dispiacere ai tanti tifosi reatini che in massa hanno sostenuto la squadra. Beh, abbiamo visto le immagini, vi chiedo un rimembranze di qualche minuto fa che ne abbiamo parlato. Un Avezzano chirurgico, sei d'accordo, mister? Sì, ha sfruttato le occasioni, ha sfruttato anche forse l'ansia della vittoria del Rieti, magari ha sbagliato tantissime situazioni da gol vedendo queste immagini. Beh, penso che alla fine l'Avezzano abbia vinto anche meritatamente, perché, ripeto, ha sfruttato gli errori del Rieti. Quanto saresti arrabbiato oggi se tu fossi il tecnico del Rieti? Ma io non posso giudicare una partita assolutamente. È normale, saranno rammaricati per la partita che hanno fatto, però io penso che la partita l'hanno fatta perché hanno creato diverse occasioni. Insomma, poi è stato molto bravo il portiere. È normale, quando si ha di fronte un giocatore come Padovani che ho avuto, se gli lasci quegli spazi diventa anche difficile contrastarli, insomma. Ecco, secondo me hanno peccato, ecco, l'ansia forse di vincere a tutti i costi, hanno perso la partita, però succede. Penso che Rieti stia facendo un grandissimo campionato, come lo sta facendo l'Avezzano, che ha una squadra di tutto rispetto. Anzi, nell'occasione saluto Pino Tortora, che abbiamo giocato insieme a Crotone, che abbiamo vinto pure un campionato, gli faccio i complimenti. Hai visto, Luca, che Lewandowski? Un portiere, penso che sia amico del mister, essendo solo portato da Crotone, credo, sì, che sì. Quest'anno ha fatto un bel campionato. Poi il portiere è difficile da valutare, che a volte quando fanno l'errore gol dicono papera del portiere, però purtroppo non è così. Però è un portiere che, a mio giudizio, penso che veniva da un infortunio, quindi credo che possa rifacere un altro campionato di Serie D o una Lega Pro, potrebbe tranquillamente, anche perché fisicamente c'è, abbastanza reattivo anche nelle uscite. Poi, ecco, forse ad Avezzano, in una piazza tranquilla tra virgolette sotto l'aspetto ambientale, in quest'anno ha potuto far crescere e mettersi in evidenza tranquillamente. Ti faccio una domanda, perché questa è la settimana che ci porterà al derby del De Marsi, e tutte e due le squadre hanno vinto. I messaggi già sono abbastanza... Eh sì, perché poi veniamo a vincere ad Avezzano, gli altri da noi ovviamente non si passa, è chiaro, adesso è giusto che sia così, le schermaglie, anzi, giustamente. Forse il bello, anche in un momento ottimo da entrambe le squadre, che oggi penso che il morale che ci avrà l'Avezzano avendo vinto a Rieti, e l'Aquila dopo le varie vicissitudini societarie, e trovarsi dopo una vittoria potrebbe raggiungere l'obiettivo dei playoff.
Andrea, chi sarà una partita avvincente. Andrea, chi arriva meglio? Tu che hai già intravisto l'Aquila, che tra pochissimo vedremo, l'Avezzano o l'Aquila? Beh, ora benissimo, ti avrei detto fino a 3 ore fa l'Aquila, più che altro perché l'Aquila aveva dimostrato a Sansepolcro di reagire al momento di difficoltà, poi oggi ha vinto con tante assenze, cioè oltre agli ex ammutinati anche squalifiche, infortuni, oggi veramente aveva mezza squadra fuori l'Aquila e ha battuto una delle squadre più in forma del momento, cioè l'Albalonga, e l'ha battuta in maniera convincente, peraltro a porte chiuse. Però questa vittoria dell'Avezzano, ripeto, fa saltare il banco, perché era del tutto impronosticabile, con il Rieti primo in classifica, l'Avezzano che ormai aveva perso diverse opportunità nelle ultime giornate di rosicchiare punti dal quinto posto, quindi sembrava che l'Avezzano potesse andare a Rieti a fare quasi una scampagnata, e invece no, e invece ha vinto questa partita soffrendo, ma anche non solo grazie alle parate di Lewandowski, ma anche con delle giocate importanti, perché l'ultimo gol è un'azione di rimessa ben costruita, lo stesso Leto, altro Tortora portato da Crotone, un giocatore che sta facendo davvero molto bene. E che dire, sarà davvero, io pensavo fino a un mese fa che questo derby sarebbe stato un derby in tono minore, perché ormai l'Aquila, tutto quello che era successo, campionato buttato alle ortiche, l'Avezzano che era salvo e non poteva ambire ai playoff, e invece ora ha un senso questo derby, non solo per il campanile ma anche per la classifica, perché l'Aquila è tornata al quinto posto e l'Avezzano, che se non ricordo male è a meno 8 dal quinto posto, dovesse battere l'Aquila potrebbe finire a meno 5 e quindi potrebbe riaprire il discorso. Se poi ci mettiamo appunto il campanile, che già di per sé basta e avanza per infiammare Avezzano-L'Aquila, beh, sarà un piatto da gustare davvero succulento quello di domenica prossima. Abbiamo rivisto il bellissimo gol di Leto, ma adesso intanto ci dico, all'Aquila manca Pomante lì dietro, ti dicono Luca, poi magari ci risponderai, però adesso andiamo a vedere la vittoria dell'Aquila 3-1 contro l'Albalonga Germana d'Orazio. Nell'atmosfera surreale dello stadio semivuoto e poco rumoroso arriva una vittoria netta in una partita giocata fino all'ultima palla. È terminata 3-1 l'Aquila Albalonga, la gara alla pari per il quinto posto in classifica. Gli ospiti hanno forse sottovalutato la compagine rossoblu, che ha mostrato determinazione, carattere e gioco. Fin dai primi minuti i padroni di casa hanno puntato alle ripartenze, fino a creare diverse occasioni da gol. Al 35esimo, intercettato un cross dal lato, gira al volo Minincleri, ma trova il portiere pronto alla difesa. Passano pochi minuti, al 39esimo arriva il primo gol dell'Aquila, siglato proprio da Minincleri. Il capitano batte una punizione che trafigge la barriera e centra l'angolo basso a sinistra del portiere. L'Albalonga tenta di contenere gli aquilani, che accelerano il passo, ma al rientro dagli spogliatoi passano solo 3 minuti e arriva il secondo gol. Questa volta è di Pupeschi. Su un calcio d'angolo di Valenti, che supera tutta l'area, trova un varco il 2 rossoblù e trafigge la rete di destro. L'Albalonga reagisce e cerca di spostare il gioco nell'area dell'Aquila. Al 10esimo, infatti, Cruz di testa è pericoloso davanti a Salvati, che riesce a parare. Ancora al 13esimo la terra calcia, ma la palla oltrepassa l'incrocio dei pali. Al 22esimo è però Valenti che segna la terza rete dell'Aquila. Un gol di pregevole fattura, realizzato con un sinistro a giro, che ipnotizza lo stadio con la sua traiettoria fino all'ingresso in rete. Il terzo gol passa la sveglia all'Albalonga, che si fa più pericolosa nell'area rossoblu fino a trovare il gol della bandiera. La terra calcia da fuori area, perfora la difesa ma prende la traversa. Pronto sul rimpallo interviene Gurma, che di testa segna al 30esimo il gol dell'Albalonga. L'ultima occasione da gol per gli ospiti arriva al 43esimo con Magliocchetti servito da Albanese, ma Salvati salva la porta. Abbiamo completato la partita. E probabilmente il nostro vanto oggi, con solo 3 over in campo, anche un po' per necessità, e questo è stato bellissimo ancora per valorizzare il lavoro fatto dalla Juniores di Renato Greco, che ha vinto il campionato meritatamente ieri. Noi abbiamo provato a dare un po' di tranquillità a questo gruppo, cercare di farli esprimere quelli che sono rimasti secondo le loro potenzialità. Se magari contro una squadra così forte vai sotto, puoi rischiare di perderla,
però la prestazione sarebbe stata lo stesso. Questo è il nostro obiettivo partita per partita, poi alla fine faremo i conti, vediamo dove siamo arrivati. Oggi abbiamo riagguantato il quinto posto, per noi è una bellissima soddisfazione. C'erano degli obiettivi settimanali, li abbiamo raggiunti, ora ce ne daremo degli altri la prossima. Valente ha già fatto una partita veramente straordinaria, ha vinto una scommessa peraltro, mi ha dato uno schiaffo. sì, era una scommessa, lo vedevo un po' teso, un po' nervoso, lo volevo pungolare così. Gli ho detto che se faceva gol poteva tranquillamente schiaffeggiarmi, visto il gol che ha fatto poteva darmi anche una badilata, sinceramente, perché è una bellezza straordinaria, però ecco... ribadisco il fatto che il merito di questi ragazzi è l'essersi applicati, non essersi abbattuti davanti a una difficoltà che avrebbe ucciso qualunque gruppo di lavoro, essersi compattati anche quei ragazzi della Juniores di gran valore. Ma noi sapevamo comunque che oggi non era una partita semplice e anche le motivazioni per il momento che stanno vivendo da parte dei ragazzi, che sicuramente non semplice, li ha portati a fare una partita di grande carattere, di grande determinazione. Non siamo stati fortunati negli episodi dei gol e quindi la partita comunque è stata indirizzata purtroppo a nostro sfavore. Però siamo stati bravi comunque sia a non mollare, a continuare a giocare a calcio e a riprenderla, provare a riaprirla. Vittoria dunque 3-1 dell'Aquila contro l'Alba Longa. Luca, ma tu te l'aspettavi che dopo tutto quello che era accaduto nelle settimane scorse, con i giocatori che erano andati via, con un nuovo allenatore, poi l'Aquila avesse la forza di ricominciare un percorso molto positivo come quello che stiamo vedendo? Sicuramente non era facile, però non dimentichiamoci che l'Aquila aveva allestito una rosa per puntare a vincere un campionato con facilità. Ha avuto delle difficoltà nell'arco del campionato che hanno portato a polemiche interne tra dirigenti, quindi sicuramente ha perso strada, però anche se c'è stata l'epurazione di alcuni giocatori, quelli che sono rimasti non sono da meno, in un campionato in cui sicuramente possono dire ancora qualcosa. C'è qualcuno che ti ricorda anche a te, a Chieti, Giulio, che ti saluta? Io a Chieti sono stato benissimo, quindi lo ricordo molto, molto volentieri e faccio un in bocca al lupo, mi auguro che ritorna anche il Chieti nei fasti e nei campi dovuti. A proposito dell'Aquila, ti chiedo Silvio, probabilmente la scelta a inizio anno della società rossoblu era scegliere per l'appunto il girone G, ma che cosa, poi al di là delle problematiche interne non ci torniamo, ma è... Probabilmente si aspettava un girone un po' più semplice, un po' più facile, invece il girone G è pericolosissimo? Beh, vedendo sinceramente le squadre che hanno attrezzato il girone G, sono squadre di spessore notevole per la categoria, perché hanno giocatori importanti, rispetto a quello H, cioè quello nostro, la F, che negli ultimi anni l'ho fatto e ho visto dei campionati importanti, non mi sembra che quest'anno, penso che sia a livello di qualità molto inferiore rispetto agli altri anni, e quindi però non si può dire venendo al girone F poter avere dei vantaggi. L'Aquila ha attrezzato una squadra, non vantaggi, però insomma, probabilmente squadra, si pensava che il G potesse essere più semplice di quello che poi secondo me hanno fatto l'hanno fatto secondo me soprattutto per evitare dei derby, che sicuramente qui in Abruzzo i derby valgono molto e magari quando c'è un derby, anche se la squadra è inferiore, ci mette anima e corpo per cercare di battere, specialmente l'Aquila che è una delle squadre più importanti della regione. Assolutamente, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi continuiamo perché è quasi pronto il servizio di Jesina Vastese per tutti i tifosi della Vastese. Chiuderemo con la vittoria del Carotti, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Abbiamo chiuso la parte precedente vedendo la vittoria bella dell'Aquila, rotonda 3-1 contro l'Alba Longa, salutare anche in vista del derby di domenica prossima, ma è chiaro che in casa l'Aquila la situazione è abbastanza fluida dal punto di vista anche societario. Per approfondire le cose abbiamo in collegamento telefonico, lo saluto, lo ringrazio, il collega Alessandro Fallocco. Ciao Alessandro, ben risentito.
Ciao Jacopo, ben risentiti a voi. Buonasera a tutti, agli ospiti, un saluto a Luca in particolare. Ringrazio Alessandro, è sempre un piacere. Allora, Alessandro, facciamo un po' il punto della situazione. Tu hai avuto modo anche di scrivere attraverso i social network di questa nuova proprietà, di questa cercasi nuova proprietà, perché di fatto nell'assemblea la proprietà dell'Aquila Calcio ha preso atto, con un comunicato che leggo, della presa di posizione dell'assemblea dei tifosi di aver già messo a disposizione le quote societarie per chi volesse rilevarle, confermando la propria intenzione di farsi carico in forme da stabilire nel corso delle future trattative degli oneri debitori pregressi e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tolto adesso il burocratese, le cose all'Aquila come stanno? Le cose all'Aquila stanno che è una situazione molto delicata, Jacopo, la tifoseria a gran voce, sia insomma quella organizzata, sia la totalità quasi del popolo rossoblù, chiamiamolo così, ha chiesto a questa società di farsi da parte. Come dire, si ravvisa che sia finito in qualche maniera un ciclo che è iniziato 5 anni fa con questa presidenza Chiodi, che inizialmente aveva fatto anche bene, poi insomma è stata travolta un po' dagli eventi. Quindi la situazione è che la tifoseria ha chiesto alla proprietà di farsi da parte. La proprietà, con questo comunicato, ha detto che è disposta fondamentalmente a perseguire questo percorso. Il problema, il nodo di tutto quanto sarà senz'altro l'esposizione debitoria del club, nel senso che ad oggi, per stessa ammissione degli esponenti della società, anche dell'amministratore delegato Ranucci, il debito del club ammonta a circa 1 milione di euro, da verificare ovviamente, sia per esposizione nei confronti dell'erario, sia nei confronti di privati e fornitori, insomma. Sì. La proprietà in questo momento, finisco Jacopo, la proprietà in questo momento ha sempre detto da tempo, perché pure l'anno scorso insomma si erano vissuti, la scorsa estate si erano vissuti momenti di tensione tra tifoseria e proprietà, quindi ha sempre detto di volersi accollare i debiti pregressi pur di facilitare l'ingresso di una nuova proprietà. Bisognerà verificare e quindi scoprire un po' le carte nel momento in cui si dovessero far sotto degli imprenditori interessati, come staranno effettivamente le cose. Imprenditori interessati che ad oggi come dire, non risultano, nel senso che si è parlato di un possibile interesse solo di un gruppo di imprenditori romani, di cui però bisogna conoscere ancora l'identità e l'affidabilità. Sembra che si siano fatti sotto con il sindaco Massimo Cialente, che è stato un po' investito dell'onere di traghettare il club verso una nuova proprietà. Bisognerà vedere un po' di cosa si parla. Alessandro, qui nasce una sorta di domanda da $1 milione, poi di fatto, come avviene quasi sempre in questi casi. Quanto vale una società di calcio per chi magari ci fosse interesse di qualcuno acquisirla, acquisire le quote? Quanto vale? Ma questa, bravissimo, è una domanda nodale, nel senso che anche nel comunicato che hai letto poc'anzi tu, la società ha non a caso inserito una frase che ribadisce che il club comunque verrà venduto una volta pulito dai debiti che a parole insomma i soci vorranno accollarsi, verrà venduto secondo il suo valore. Ora, quanto può valere? Secondo me è un club che in questo momento vale pochissimo. Ora io non so, non saprei quantificare, è ovvio che come si dice bisognerebbe avviare una due diligence in qualche maniera tra commercialisti ed esperti del settore, bisognerebbe parlare dati e carte alla mano, però in questo momento, parliamoci chiaro, l'Aquila secondo me può valere quello che vale un titolo di Serie D in questo momento, qualcosa di più, perché forse si parla di una piazza comunque credo e spero ambita
in un panorama di Serie D, però insomma non penso che in questo momento la proprietà possa chiedere un valore importante, perché sono circolate anche delle cifre in settimana, non credo che possa valere più di tanto. Secondo me insomma si è arrivati in un punto in cui la società, la proprietà deve farsi semplicemente da parte, cioè consegnare in maniera anche simbolica le proprie quote al sindaco per permettere l'ingresso di nuovi imprenditori, di nuova linfa, e non di più, nel senso che ok, se c'è un'esposizione debitoria si può parlare di uno scorporo in qualche maniera del valore del club dalla cifra dei debiti, ok, dall'importo dei debiti, però insomma non si può pretendere più di tanto in questo momento storico, dopo lo scandalo del calcio scommesse che ha travolto il club, una retrocessione amarissima e soprattutto un ennesimo campionato gettato alle ortiche, perché la partita di oggi, al di là della soddisfazione di Battistini e di un gruppo di ragazzi che insomma si è compattato, non ha mollato, forse è lo specchio del rammarico di questa stagione, no? Perché insomma, Alessandro, da quello che dici, prova ad interpretare, ad andare anche un po' oltre, cioè il pericolo o un'eventualità, non pericolo, l'eventualità è che ci possa essere un'ipervalutazione del club per fare in modo che gli oneri pregressi non superino probabilmente il valore del club? Questo è un timore della piazza o no? Sbaglio? Beh, il timore no, Jacopo, il timore fondamentalmente è questo. Però in questi giorni gli esponenti della proprietà hanno ribadito che assolutamente non si correrà un pericolo del genere, perché fondamentalmente anche loro non vedono l'ora di togliersi questa patata bollente dalle mani. È ovvio che, ripeto, tutto ciò, Jacopo, si potrà verificare solo nel momento in cui si giocherà a carte scoperte, nel senso che fin quando si parlerà di una trattativa che dovrà esserci e che però ancora non è iniziata, è ovvio che parliamo di ipotesi, di congetture. C'è da dire anche un'altra cosa, che, e questo è anche uno dei problemi che ha sempre affillato, diciamo, la gestione del club, è una proprietà composta da più soggetti, quindi c'è una pluralità di soci, una pluralità anche di vedute spesso e volentieri, e quindi su questo aspetto della valutazione del club e dell'esposizione debitoria, insomma, spesso e volentieri si registrano anche diversità di vedute, no? Certo. Però ecco, il timore in questo momento della tifoseria è un po' quello, cioè si teme che a fronte di una milionata di debiti si vada a cercare un valore per il club che sia superiore a quello atteso. Bisognerà essere molto accorti e cauti in questa fase. Penso che un ruolo importante lo giochi sia la tifoseria sia soprattutto il sindaco Cialente, per vedere appunto se nel momento in cui dovessero spuntare degli imprenditori effettivamente interessati, di cui si dovrà necessariamente valutare l'affidabilità, quando ci si siederà a tavolino con la proprietà bisognerà capire e giocare a carte scoperte. Chiarissimo, Alessandro, io ti ringrazio soprattutto per aver esplicato in una maniera chiarissima quella che è un po' il momento, non tanto in campo perché abbiamo visto le immagini di oggi, bella vittoria, quanto quello che accade all'Atere, che in questo momento per la città dell'Aquila e per i tifosi dell'Aquila è altrettanto importante. Grazie Alessandro. Ciao Jacopo, grazie a voi. Ciao Alessandro. Luca, per te che sei stato all'Aquila, qui c'è sempre questo problema: quanto vale un club, quanto si può chiedere, c'è qualcuno interessato? Sicuramente l'Aquila è una città che stimola a imprenditori per qualsivoglia motivo. Poi è normale che anche la proprietà attuale dici non è che la possa regalare. Sì. Se mi dovesse accollare i debiti, voglio affinché mi si riconosca qualcosa per il titolo, che possa essere da un euro a 200.000 euro, per dire. Sì. Poi dipende sempre dalle condizioni che si vengono a creare durante le trattative.
se rimangono degli sponsor, se ci tifoso, ci sono delle trattative lavorative, sono tanti sviluppi che vengono a farsi nel momento in cui si concretizza un'operazione di cessione. Però da come lessi sul giornale, ricordo che anche il presidente Chiodi disse: voglio cedere la società ma voglio rimanere come sponsor importante. Quindi già è un passo dicendo: vabbè, vendo i debiti, ce li accogliamo noi vecchi proprietari, è un milione, che ne so, si spalmano in 10 anni e 100.000 euro l'anno, però riconosceteci 200-300.000 euro come valore societario, io vi lascio ogni anno 100.000 di sponsor, come per dire ditte Fratelli Chiodi. Certo, assolutamente. Chi entra dice: vabbè, devo pagare 300, però in 3 anni mi rendo la sponsorizzazione del presidente. Poi sono cose che... Sì, poi sono calcoli, chiaramente bisogna sedersi a tavolino, è chiarissimo. Secondo me sono persone più competenti nel capire i meccanismi. Assolutamente. Ci vediamo all'ultimo servizio. È appena tornata la nostra troupe da Iesi, ha montato in tempo record. Iesina Vastese 0-1, il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti, vediamo. Dopo aver collezionato appena 3 punti in 5 gare, la Vastese torna all'appuntamento con la vittoria, andando a fare bottino pieno di misura sul campo della Iesina al termine di una gara condotta senza assilli nel primo tempo e un po' sofferta nella ripresa, dove però gli abruzzesi hanno comunque avuto le occasioni per chiudere il match. Un successo importante per gli aragonesi, che possono tornare dalle Marche con la consapevolezza di poter chiudere la stagione in modo positivo e con ancora la speranza di agguantare almeno l'ultimo posto valido per i playoff, senza gli squalificati Allocca e Galizia, ma con Prisco in campo al centro dell'attacco. Si comincia di fronte a 400 spettatori sugli spalti, contestazione nella curva locale, nella stagione in cui la Iesina festeggia i 90 anni, nel settore distinti presenti una 30ina di calorosi tifosi abruzzesi. Pronti via, e al terzo Di Pietro con un Eurogol dai 35 metri mette alle spalle Di Bolletta, sorpreso dalla conclusione ospite. Gara subito in discesa per i biancorossi per l'occasione in maglia bianca, che contengono senza grandi assilli la sterile reazione dei padroni di casa, che non riescono a rendersi mai veramente pericolosi dalle parti di Marconato. Ed è anzi al 21esimo ancora Di Pietro per la Vastese a divorarsi in area marchigiana il gol del 2-0. Mister Favo chiede a gran voce ai suoi ragazzi di avanzare, approfittando delle difficoltà della macchinosa difesa di casa. Al 35esimo ancora ospiti in avanti con Tafili, che cade a terra in area locale dopo un contrasto, e con Nicolini di Brescia che lascia però proseguire il gioco. Si arriva così nella parte finale del primo tempo con un'altra occasione ospite per Felici, che al 42esimo con un tiro velenoso manca di poco il bersaglio. Nella ripresa si riparte con i locali più incisivi. Al quarto Trudo dal limite mette alto, mentre un minuto dopo è De Cinque a concludere al lato. La squadra di casa appare più propositiva e spinge con decisione nella prima parte di ripresa, senza però mai impegnare veramente il 39enne Marconato, che deve compiere la prima parata all'11esimo su tiro centrale di Trudo. Ma l'occasione più clamorosa capita al 16esimo per la Vastese sulla testa di Prisco, che costringe Bolletta a salvarsi con l'aiuto della traversa. La gara resta aperta e più equilibrata del primo tempo, con una buona occasione locale con Labriola che di testa chiama alla parata Marconato. Al 30esimo Fiore realizza in fuorigioco il gol del 2-0, che viene giustamente annullato da Nicolini di Brescia su segnalazione del secondo assistente. Al 32esimo ancora Vastese pericolosa con una sassata di Fiore dai 25 metri e con la palla che esce al lato di pochissimo. Il finale di gara vede ancora emozioni con la seconda traversa ospite di giornata con Manzo, che manca così di un soffio il 2-0 che avrebbe chiuso la gara, ma per la Vastese va bene così, 3 punti importanti per tornare a correre. Favo, vittoria importante oggi a Iesi, vittoria sicuramente soprattutto meritata, un gol, alcune occasioni mancate di un soffio, 2 traverse, un gol annullato, diciamo che oggi si è vista la vera Vastese, che probabilmente non si era vista in altre occasioni. No, si era vista anche in altre occasioni, solo gli episodi ci hanno dato torto. Oggi abbiamo avuto un po' di sicurezza in più dietro, con la presenza di Marconato, perché avevamo bisogno, in questo momento c'erano stati un po' di episodi un po' strani, un po' di errori che ci avevano penalizzato, e partire sempre 1-0 per gli altri non è facile recuperare, soprattutto in un momento difficile. Troppo semplice quando vinci dire la vera Vastese, e invece quando perdi, anche domenica meritavamo assolutamente di fare il risultato, qualcuno ce l'ha negato. Quindi la vera Vastese si vede, comunque le prestazioni vanno sempre esaminate razionalmente.
e razionalmente devo dire che questa squadra da un po' prendeva meno di quello che meritava sul campo, però è normale che quando andiamo a esaminare in Italia vogliamo i risultati e quando i risultati non vengono sembra tutto più brutto. Alla vigilia di questa partita, sinceramente, per quello che ci può dire, la posizione di Favo era in bilico, in caso di risultato negativo ci sarebbe stata qualche decisione oppure no? No, non c'era nessuna decisione, andavamo avanti così fino alla fine del campionato, perché noi siamo partiti come inizio campionato per fare un buon campionato, ci stiamo riuscendo. E qualche risultato negativo, qualche risultato positivo, però se vediamo la classifica è quello che ci siamo presi dall'inizio noi come società. Vasto a fame, ci dicono, non abbiamo nessun dubbio, caro Silvio, ad immaginarlo che sia una piazza che ha fame di... È una piazza calda, una piazza che merita sicuramente di tornare nei professionisti e mi auguro che lo possa fare al più presto. Vediamo la classifica per vedere dove è in questo momento la Vastese con la vittoria odierna, molto importante sul campo della Jesina. Eccola qua, è a 38 punti, dunque a 5 punti dai playoff. Secondo te ce la può fare a recuperare questo solco o è un po' troppo? Ma mi sembra che la Sammoresa abbia una partita in più rispetto all'Agnonese e alla Vastese e quindi per me ha tutte le possibilità per rientrare, insomma, ecco, quindi anche perché domenica la squadra, c'è lo scontro diretto domenica. Sì, domenica ha la Sammoresa in casa, se dovesse vincere questo scontro diretto si porterebbe a meno 2 punti con una partita in meno rispetto alla Sammoresa, quindi il campionato è ancora molto lungo, sono ancora tanti punti a disposizione. La Vastese ha tanti scontri diretti perché dovrà giocare con l'Agnonese, con la San Maurese e anche con il San Nicolò. Quindi sono tutte squadre che sono lì tra il terzo e il sesto posto e quindi la Vastese se la può giocare con le sue armi. Sì, assolutamente. E invece io a Luca volevo chiedere se il San Nicolò può farcela ad agganciare il secondo posto, perché per il primo probabilmente il discorso è chiuso, però per il secondo posto ci sono 2 punti da recuperare sul Matelica, che oggi ha vinto, ma contro la Recanatese, che in questo momento è in difficoltà. Penso che San Nicolò è la squadra che sta avendo pure un filotto, credo, 7-8 risultati utili consecutivi, quindi penso che stanno bene anche fisicamente e penso che la vittoria di oggi dia uno spessore importante, perché in un campo difficile come Alfonsini, tra virgolette, perché quando vai a giocare con squadre che lottano per la salvezza fai sempre difficoltà a riportare i punti da fuori casa, però credo che possa tranquillamente raggiungere il secondo posto, anche perché lì da capire cosa succede a Matelica, anche col cambio di allenatori, se, come si dice nel gergo, sbracano fino alla fine del campionato oppure rimangono lì per giocarsela fino alla fine. Certo. Questo è da capire, mi auguro e mi farebbe piacere se dovesse arrivare la Vastese ai playoff. Assolutamente, ci scrivono, basta arrivare ai playoff, noi ce lo auguriamo davvero. Andrea, prima ti chiedevano, un tifoso aveva fatto 2 calcoli, per lui era, mi sa, impossibile o matematico l'Avezzano fuori dai playoff? No, possiamo rivedere la Ho fatto classifica. 2 conti e mi sembra che matematicamente l'Avezzano sia fuori dai playoff, sbaglio, ma mi pare che sia non sia così. No, non lo è così. Io in effetti prima andavo a memoria, sono 11 punti di ritardo e non 8, e quindi comunque sia è una rincorsa. Deve vincerle tutte a partire chiaramente dal derby. È molto difficile perché peraltro per quanto tu possa accorciare dal quinto posto, ma ci sono anche Albalonga e Nuorese, va da sé che insomma non è affatto facile, anzi le deve vincere tutte. Io ricordo che nelle ultime giornate l'Avezzano ha la Torres e il Città di Castello, che sono partite sicuramente abbordabili, però per arrivare a giocartela fino alla fine serve intanto vincerle tutte e poi si devono fermare le squadre che sono un po' più in alto. Francamente è troppo, la matematica non c'è, però è molto difficile. Assolutamente. Prossimo turno
Vediamo, abbiamo visto quello della Lega Pro, adesso vediamo solo dei gironi ovviamente F e G di Serie D. Castelfidardo Alfonsine, il Pineto a Civitanova Marche contro la Civitanovese, Fermana Vispesaro, Matelica Agnonese, Monticelli Recanatese, San Nicolò in casa con la Jesina, San Marino Romagna Centro, la Vastese come dicevamo prima all'Aragona in questo scontro diretto, tutto in salsa playoff contro la San Maurese. Girone G, ovviamente lo sapete, è il giorno del derby, sarà la settimana prossima al Balonga Monterosi, Avezzano L'Aquila, Città di Castello Lanusei, Flaminia Rieti, Muravera Latte Dolce Sassari, Nuorese Trestina, il San Teodoro avrà il 3-0 a tavolino contro il Foligno, Torre Sardachena, Vivi Altotevere, San Sepolcro contro l'Ostia Mare. Questa sarà la prossima giornata, la numero 29. Io prima di chiudere volevo fare una domanda a Silvio Paolucci, cioè quando lo rivediamo seduto su una panchina? Ma no, quest'anno ho avuto diverse richieste, devo dire. Qualcuno è saltata perché poi hanno preso altri allenatori, qualcun altro non l'ho preso in considerazione perché dopo l'esperienza dell'anno scorso volevo qualche sicurezza in più e quindi non ho accettato. Spero al più presto, mi auguro che già da luglio possa trovare sistemazione. Manca pochissimo al fatto che lo rivedremo su una panchina, Luca? Ma i messaggi sono espliciti, viene a Basto, viene a Chiacchietta. Sì, già cominciano a contendersi l'anno prossimo. Se lo crea anche perché professionalmente ha dimostrato che ha lavorato benissimo, ha fatto piazze importanti come può essere San Benedetto, Nocera, Campobasso, quindi non è un allenatore che, come si dice nel gergo, può soffrire le pressioni e cose varie. I risultati hanno dato ragione e mi auguro che rientri il più presto possibile in una panchina che conta. Ad Avezzano non vogliono i playoff, vogliono solo, ci scrivono, battere l'Aquila e basta. Peraltro con te abbiamo una promessa in sospeso, che devi far tornare in uno studio televisivo un signore che con te ha lavorato a Chieti, non Alessandro Battisti, il terzo, Luciano Di Giampaolo. Sì, sì, per forza. Dobbiamo tornare, abbiamo promesso, sicuramente torneremo insieme. Magari tutti e tre. Tutti e tre. Magari sì, tutti sì, e tre. Grazie a Silvio Paolucci. Grazie per a voi, buona sera a tutti. In bocca al lupo, grazie anche a Luca Di Pasquale. Ciao, grazie Luca. Grazie a voi, buonasera. E saluto tutti gli spettatori. Grazie a Maurizio Daquin in regia, grazie a Claudio Di Giacomo alle camere, grazie a tutta la squadra come al solito, grazie ad Andrea Costantini in redazione, ciao Andrea. Ciao. Grazie a tutta la squadra che anche oggi ha lavorato alacremente da questo pomeriggio per mostrarvi tutto quello che è accaduto in Lega Pro, ma soprattutto in Serie D. In settimana i soliti appuntamenti, domani sera replay con Enrico Rocchi, martedì sera Pro Teramo, poi giovedì il ciclismo con Velo e poi via via filato fino alla settimana prossima quando tornerà il campionato di Serie A, ma noi saremo sempre qui alle 19.30 in diretta su TV6, il canale e il 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.